Bentornati a Robur Break, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla Robur Siena. 14 risultati utili consecutivi, di cui 8 vittorie. Una parte di stagione dove la Robur ha alzato l'asticella con i suoi 26 gol fatti e una difesa che pian piano sta trovando quell'equilibrio che mister Mignani predica dall'inizio del campionato. La Robur ha mostrato queste doti nel derby vittorioso in casa della Pistoiese, dove con un rotondo 2-0 i bianconeri hanno fatto loro la gara, con una prestazione cinica e di spessore. Vediamoci gli highlights. Derby storico, seppure brilla più il blasone bianconero, quello tra la Pistoiese e la Robur. Arancioni reduci dall'ottimo pareggio a Novara, bianconeri che dopo il pareggio a Olbia hanno portato a 13 risultati utili consecutivi e sono lì a rincorrere le prime della classe da molto vicino. Padrone di casa con il 3-5-2, Robur con il 4-3-1-2, con Guberti dietro alle punte a Ramo e ritrovato gli Ozzi, arbitra Zufferli di Udine. Partono forte i padroni di casa e già al secondo Liamas mette dentro un bel cross, ma Luperini colpisce di testa debolmente, Contini blocca. Al quarto ci prova a Momentè con un diagonale entrando dalla parte sinistra dell'area, ma il tiro viene disinnescato da Contini. Al quinto ci prova ancora la Pistoiese con El Koukaib, ma Zanon è molto sveglio. Al 19° Fanucchi tocca per Fantacci, che però manda la palla altissima. Al 35° si accende il lestro di Guberti, che si libera degli avversari e crossa perfettamente sul secondo palo, ma la palla colpita dagli Ozzi esce alta sopra la traversa. Al 41° bella azione della Robur, prima Zanon, poi gli Ozzi con il tacco liberano Aramo a tu per tu con Meli, che intercetta. Sulla ribattuta Gerli spreca una grandissima occasione, Robur molto vicino al vantaggio. Al 50° bel dialogo tra Gerli e Aramo, ma il centrocampista non inquadra la porta. Al 52° un'azione che porterà a molte conseguenze disciplinari. La Pistoiese lavora un pallone sulla destra, sullo spiovente si porta Emanuele Latte che mette al centro, la difesa respinge. Ulevardi si attarda un po' nel disimpegno e piomba su di lui con vigore forse eccessivo Fantacci. Tra i due nasce un diverbio e Fantacci prende per il collo Ulevardi scaramentando la terra. L'arbitro espelle giustamente Fantacci e sorprendentemente anche Mirko Romagnoli, che non aveva fatto assolutamente nulla. Mignani inserisce quindi Esposito al posto di Guberti. Al 58° forse l'unica vera occasione della Pistoiese, ma El Koukaib spreca tutto provando una conclusione personale molto velleitaria. Al 59° Aramu si fa notare ancora colpendo la base del palo della porta di Meli. Al 61° Robur in vantaggio, bellissimo triangolo tra Gelli e Ghiozzi che restituisce una palla perfetta al numero 16 bianconero che segna il suo primo gol in stagione. Al 68° Dossena tocca duro gli Ozzi, sulla punizione Rigoni finge di crossare, ma serve invece a Ramo lasciato liberissimo ai 30 metri, che lascia partire un bolide di sinistro su cui Meli non riesce ad intervenire. Prodezza balistica del numero 10 bianconero alla quinta rete in stagione, una prestazione davvero importante e sempre all'insegna della grande qualità di gioco. Cambio nella Robur, cianci per gli Ozzi, dentro anche sbrissa per Arrigoni. Ancora Ramo all'82° a penetrare l'area Arancione, poi protesta per un rigore ma non sembra esserci fallo. Lo stesso vale per Cianci due minuti dopo. Qualche minuto di partita anche per Fabbro, che rileva l'ottimo Aramu, si chiude così dopo 5 minuti di recupero con una Robur che dopo un inizio un po' impacciato ha disputato un secondo tempo impeccabile e in gran controllo. Bianconeri che inanellano il 14° risultato utile consecutivo e si lanciano alla ribalta del campionato, a un solo punto dalle terze e con una gara da recuperare. Mignani può essere soddisfatto. Dopo gara il mister Michele Mignani ha parlato in sala stampa. Sentiamo le sue parole.
Sì, la partita è andata così. Il primo tempo non è stato facile perché la Pistoiese era molto aggressiva, la Pistoiese ha messo in campo agonismo, forza e ha cercato di venirci a prendere alti. Però secondo me nella nostra metà campo la palla abbiamo mossa abbastanza bene, abbiamo fatto fatica più che altro a trovare gli sbocchi davanti, a trovare le punte che si muovevano molto per la profondità e secondo me in alcune situazioni potevano venire incontro per farci giocare un po' di più, però è anche vero che abbiamo rischiato pochissimo, insomma, un paio di traversoni, un paio di palle native dalla loro sinistra, invece noi siamo qui, abbiamo avuto l'occasione di Aramo con poi il tempo di gioco. Nel secondo tempo secondo me la squadra già da subito è cresciuta, cioè i primi minuti è cresciuta e secondo me poi alla fine ha meritato la vittoria giocando anche un buon calcio. Io sinceramente quello che ha visto l'arbitro non lo so, ho visto Boulevard e Fantacci che si sono spintonati, poi se è successo qualcos'altro non ho visto, poi c'è stato un campanello con tanti giocatori, però mi dispiace perché io vorrei giocarmi sempre le partite 11 contro 11, mi dispiace per Romagnoli se è incolpevole, ma alla fine in 10 poi secondo me con gli spazi più aperti, stiamo bene fisicamente, abbiamo gestito bene comunque il resto della partita. Purtroppo non avevamo nemmeno Varga oggi perché era a letto un'influenza, quindi eravamo di nuovo al limite dietro, però per esempio sono contento perché abbiamo visto in campo Mirko Esposito che è entrato bene, con personalità, con tranquillità, ha pulito tanti palloni, ha fatto bene la fase difensiva e Pedrelli mi aveva detto che mi dava la disponibilità a fare il centrale in caso di necessità, alla fine l'ha fatto bene, ha fatto un'esperienza, insomma Pedrelli giocatore di qualche partita c'era. Finalmente segnato il suo primo gol della stagione dopo un lungo infortunio, sta infatti tornando ai suoi livelli. Parliamo di Fabio Gerli che con un suo gol ha sbloccato la partita. Sentiamo. Sì, dai, avevo sulla coscienza il giorno del primo tempo, però dai, sono contento, finalmente mi sono tolto questo peso e abbiamo vinto soprattutto. No, è stato bravo Ettore perché mi ha visto che sono partito e mi ha dato una grande palla. Sono attaccato allo spazio più velocemente possibile e è andato bene. Il primo tempo forse dovevamo prendere un po' le distanze, comunque loro erano aggressivi. Il secondo tempo abbiamo alzato l'asticella e abbiamo vinto meritatamente la partita. Questo lo decide il mister, io sono a disposizione. Non giocare non piace a nessuno, quindi pur di giocare faccio anche il terzino. Ma sono tre ruoli diversi comunque, magari a sinistra il corpo messo un po' meglio per vedere il campo, magari a destra un po' meno. Però uno se lo allena comunque si adatta a giocare da entrambe le parti. Ma come al solito la mia famiglia e la mia ragazza che sono sempre molto vicini in questo periodo un po' difficile, comunque mi hanno aiutato tanto a reagire. Il suo esordio anche il neo acquisto di gennaio Mirko Esposito, il difensore ex Catania, subentrato al 56esimo minuto del secondo tempo, mostrando buona intensità e gran capacità di pulire il gioco. Sentiamo cosa ha detto in sala stampa. Bisogna sempre farsi trovare pronto quando sei una squadra nuova, comunque io sono arrivato a gennaio e niente, mi sono riuscito a inserire subito nel gruppo perché ho trovato un gruppo comunque genuino di persone che si mettono a disposizione l'uno per l'altro, quindi è facile inserirsi e poi dopo quando una squadra gioca così come la nostra è ancora più facile. Ma il mister è stato molto tranquillo, ha detto entra, stai concentrato, stai sul pezzo come d'altronde tutti. E poi con Ivan mi sono trovato bene, comunque è un giocatore di esperienza, ha più di 200 partite, ovviamente può fare qualsiasi ruolo, quindi l'importante era vincere oggi, siamo riusciti, siamo stati bravi. Nel calcio penso che bisogna sempre allenarsi al 2000 e farsi trovare pronti quando si viene chiamati in casa, ecco tutto qua. Noi ci siamo parlati, ci siamo detti che comunque dobbiamo pensare partita per partita, nel calcio ne ho viste di tutte, quindi quando può essere tutto finito, se riesce a stare sempre sul pezzo non bisogna mollare mai. Quindi io non guardo nessun premessotto, guardo il mio. Di conseguenza dobbiamo vincere partita per partita ogni settimana con la serenità giusta e poi alla fine tiriamo le somme. Sono un giocatore dinamico, mi piace giocare con i compagni, dialogare sicuramente, però te l'ho detto, io sono uno che mi piace vincere soprattutto e sono anche qua per questo. Prime
parole in bianco-nero per il centrocampista Federico Chiossi, cresciuto nel Modena, fino a giocare in prima squadra in Serie C a 17 anni. Poi passato all'Atalanta, che lo ha ceduto in prestito alla Robur. Sentiamo. Allora, io sono partito da Modena, dove io abito. Ho fatto tutto il settore giovanile del Modena fino ad arrivare alla primavera. Dopo il Modena è stato retrocesso dalla B alla Serie C, ho avuto la fortuna a 17 anni di esordire in Serie C, ho fatto lì una decina di partite, tra cui molte da titolare, e l'estate sono stato venduto all'Atalanta, ho fatto tutta la primavera dell'Atalanta e poi ho avuto purtroppo un infortunio d'estate e sono stato fermo qualche mese e poi sono arrivato qui in prestito. Esatto, una delle mie caratteristiche è quella di essere duttile. Sono un centrocampista, mi piace giocare sia da mezzala ma comunque anche come regista o nel centrocampo a due. Mi piace, sì, giocare in tutti i reparti del centrocampo. Fino al primo giorno è stata un'ottima impressione, sia per la società, che è strutturata davvero molto bene, non ti fa mancare nulla, e anche con i compagni, un ottimo gruppo sano in cui mi sono ambientato davvero bene. Ma io sono arrivato da poco, da quello che ho visto io, comunque è un campionato che stiamo facendo nel cammino giusto. È un campionato molto difficile dove ci sono squadre fortissime come Lentella, attrezzate con due squadre praticamente, e adesso ci sono tutti i recuperi da fare, quindi ancora è presto secondo me per dire quali saranno le sorti del campionato. Noi sicuramente proveremo a dare il 110% in ogni partita e a fare più punti possibili. Senti, essendo una squadra forte ed essendo tra i più giovani, il mio obiettivo è quello di crescere in allenamento, impegnarmi al massimo e migliorarmi ogni giorno e poi raccogliere più presenze possibili da qui alla fine e soprattutto imparare tanto da chi è più grande, da chi gioca tanti anni in categorie superiori. Mi aspetto una partita tosta perché comunque squadre che ti regalano i punti in questo campionato non ce ne sono, abbiamo visto anche nelle partite precedenti, quindi sarà una partita difficilissima. Poi tante volte le squadre, diciamo, di bassa classifica rispetto comunque a noi fanno la partita della vita, quindi sono partite sempre molto difficili e noi ci daremo tutto per vincere la partita e fare i 3 punti in casa. Passiamo alle nostre rubriche, tifosi appassionati e istantanee, tutte bianconere, ma soprattutto alcune foto tratte dal campionato quarta categoria che vede la Robur Siena impegnata nel girone toscano e nel girone emiliano. Tutti i contenuti in iRobur.
ricordiamo che potete inviarci le vostre foto e i vostri video ad aerobur@radiosienatv.it. Inoltre vi ricordiamo anche che il prossimo appuntamento per la Robur Siena sarà sabato alle 16.30 al Rastrello contro il Gozzano. La Robur poi tornerà in campo sempre in casa martedì per recuperare la nona giornata con appunto la Pistoiese. Proprio per questo Roburopoli andrà in onda la prossima settimana, mercoledì alle 21. Tornerà poi ovviamente sempre Robur Break giovedì alle 19. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata.